argomento della lezione di oggi è macchina sincrona a polisa limpi. Fino a questo momento noi abbiamo considerato una macchina sincrona a traferro costante, ok? Cioè con una lunghezza del traferro isotropa costante lungo tutta la periferia dello statore. La macchina che affrontiamo oggi invece ha un traferro variabile. Allora, come sono fatte queste macchine? Così come per quanto già fatto per la macchina a traferro costante, esistono macchine amperiane e macchine a citazione a magneti permanenti. Ok? Allora, la macchina a citazione amperiana ha uno statore con cale come un rotore su cui ci sono degli avvolgimenti concentrati, okay, intorno a quelle che sono espansioni polari. Potete, diciamo, immaginare da soli che i traferri, la lunghezza del traferro è variabile a seconda della posizione alla quale la stiamo misurando. Okay. Questo è un rotore. Generalmente questo tipo di macchina si usa, si adopera più facilmente come generatore che come motore e si adopera per numero di coppie polari più elevato, quindi generalmente superiore a 2. Quindi generalmente si fanno così generatori lenti, okay? Tipo generatori idroelettrici e così via, mentre i generatori un po' più veloci da 1 o 2 coppie polari generalmente sono a polisalienti. Adesso sono, scusatevi, sono a rotore, sono isotropi, sono a traferro costante. Mentre invece quando il numero di coppie polari supera le 2, generalmente la macchina diventa a polisalienti, cioè così. Ok? I polisalienti sono questi e sono costituiti, presi singolarmente, sono costituiti da una scarpa polare in inglese pole shoe, con che è opportunamente sagomata, poi vedremo perché viene sagomata, per rendere più sinusoidale la forza elettromotrice indotta. E quello che si chiama, scusatemi, fatto di simmetrico, gambo polare,
sostiene la scappa polare e generalmente è innestato in qualche maniera, con l'innesto a coda di rondine o come preferite, è innestato nella struttura che costituisce il giogo, ok, su cui si va a innestare il polo. Ok, ora intorno a questo gambo polare viene preformato un avvolgente. Molto spesso, diciamo, si usa fare questo, cioè innestare la scappa polare sul gambo polare con un innesto, che potrebbero essere anche dei fori passanti, insomma ci sono vari metodi. Intorno a questo viene avvolto un avvolgimento di tipo concentrato, intorno al gambo polare viene avvolto un avvolgimento di tipo concentrato, che generalmente è una matassa preformata, ve lo disegno in 3D, abbiamo fili o piattine che vengono avvolti per formare, okay, una matassa che viene preformata, impregnata, resinata e calata sul gambo polare, che poi viene innestato sul gioco, okay, o nucleo di eccitazione. Ora, praticamente di queste macchine amperiane ci possono essere con statore interno ed eccitazione esterna, statore esterno ed eccitazione interna, armatura rotante, armatura statorica, ci sono varie combinazioni, a seconda della convenienza. Okay. Cioè l'armatura potrebbe essere anche un'armatura interna, un'armatura interna con un rotore esterno, oppure potremmo avere un'armatura rotante e un'eccitazione statorica. Diciamo, ci sono varie combinazioni a seconda dell'applicazione e della convenienza della cosa. Ok? E queste sono macchine a traferro non costante, macchine anisotrope, macchine a poli salienti di tipo amperiano, okay? Con eccitazione amperiana, cioè con eccitazione costituita da fili o piattine in cui passa corrente di eccitazione. Va bene? Ok. Altra cosa, e là si è sviluppata fortemente la fantasia dei costruttori e dei progettisti, sono macchine sincrone a traferro non costante a magneti permanenti, macchine sincrone PM. E qui, diciamo, dobbiamo fare un poco di genesi di macchina elementare per capire poi che tipi di macchine ci vengono fuori. Allora, immaginiamo di partire con una macchina a eccitazione amperiana, e la vogliamo realizzare con i magneti. Ok? Una macchina a eccitazione amperiana come è fatta? Abbiamo detto, c'è un polo saliente, c'è un avvolgimento intorno al polo saliente,
immaginiamo una macchina a una coppia polare, non esistono così, però allo stato attuale come macchina embrionale, okay, macchina di base, la possiamo immaginare fatta così, cioè abbiamo una eccitazione con un solenoide avvolto sul gambo polare. Cosa serve? Questa struttura serve a creare un campo, le cui linee di campo sono quelle che vi sto rappresentando. Questo è lo statore. Ok, e così via. Va bene? Questo è una macchina sincrona in cui sto alimentando soltanto l'eccitazione, creo un campo, le cui linee di forza attraversano il gambo polare, attraversano la scarpa polare, attraversano il traferro, vanno nello statore, si dividono nello statore e rientrano dall'altro polo. Ok? Questo è, diciamo, il campo tipico di un sincrono a periano. Se volessi fare la stessa cosa con una macchina a magneti, cosa dovrei fare? Beh, potrei fare varie cose. Una di queste è l'equivalente di quella macchina lì, è mettere dei magneti magnetizzati in questa maniera qui, che creano lo stesso campo con lo stesso andamento di una macchina di solito mancheriera. E notate che siamo nelle stesse condizioni, perché una linea di forza che passi in questa zona qui incontra un traferro ulteriore, o una linea di forza che concatena parzialmente le spine dell'avvolgimento, ok? Incontra dei traferri. Anche qui le linee di forza più esterne incontrano, passano anche attraverso il magnete, che magneticamente è equivalente all'arco, un tratto di magnete che è equivalente. Okay. Questo tipo di macchina qui, in una configurazione con tanti magneti, quindi con molte coppie polari, ha una faccia che è la seguente: un rotore con molti magneti, quindi molte coppie polari, perché generalmente, diciamo, non si trovano macchine a un solo magnete o a due soli magneti, o tipicamente hanno dei magneti messi così, configurati radialmente e magnetizzati in questa maniera. Quando vengono magnetizzate così, si creano delle linee di forza che generano delle che
delle alternanze di polarità di induzione al traferro. Qua dovete immaginare frezza, ma frecce qua sono entranti e qua sono uscenti. Ok? Quindi si generano polarità alternate al traferro tramite la presenza di magneti magnetizzati in questa maniera. Questa qui è una struttura di tipo scope. Ok? A raggiera. Ma ci sono vari modi in cui possono mettere i magneti. Sostanzialmente nel sincrono amperiano c'è un'alternanza di vuoti e di pieni. Ok? Io questo vuoto me lo posso distribuire un po' meglio nel ferro del rotore, e quindi ci sono sincroni a magneti permanenti che sono fatti così. Sempre la struttura, riferiamoci alla struttura embrionale P uguale ad 1 e poi passiamo a un certo numero di poli. Quindi una coppia polare, il traferro lo distribuiamo così, ok? E i magneti li possiamo mettere nel traferro. Anche qui questa macchina non esiste, è soltanto scopo didattico, e possiamo magnetizzare in questa maniera i magneti, ok? In maniera tale che il campo segua le linee. Cioè, nel senso, la fantasia si può sbizzarrire in vario modo per allocare magneti e creare fittiziamente un campo che attraversa parzialmente il magnete e parzialmente l'aria, ok? Degli strati di magneti e degli strati di aria, degli strati di ferro alternati a degli strati di aria, ok? Tutto questo si fa per variare il traferro equivalente che vedono le linee di forza, ok? Adesso le linee di forza non vedono più soltanto il ferro e i due traferri piccoli alle estremità del rotore, ma adesso la linea di forza nel suo sviluppo vede sia il ferro sia diversi traferri e diversi pezzi di eccitazione messi opportunamente per fare determinate cose. Va bene? La versione P uguale ad 1 è solo didattica, in realtà la versione che si usa normalmente di questo rotore ha diverse coppie polari. Facciamo quella per esempio a due coppie polari, P uguale a 2. A due coppie polari abbiamo delle dei buchi, questa è aria, ok? Tagli che vengono infatti effettuati nel rotore, e poi non è che sono giotto, quindi diciamo non viene proprio perfetto, ma dovete avere, diciamo, vi dovrebbe rendere l'idea. Ci sono dei tagli che vengono effettuati nell'ammierino, questo è solo il rotore, con magneti opportunamente infilati in questi tagli e magnetizzati opportunamente. Tutto questo sempre si fa perché
perché così le linee di forza nel loro sviluppo attraversino tratti di ferro e tratti in aria, ok? Creando, scusate che ho sbagliato, per questi si chiudono qui, perché da quest'altro lato ci sono i magneti magnetizzati dall'altro lato, la linea di forza che entra di qua si richiude da quest'altro lato, ok? E attraversano tratti in ferro e tratti in aria in maniera tale da creare qualcosa di simile a quello che si generava in una macchina a poli salienti a eccitazione arteriale. Quindi sono l'analogo di quell'altro tipo di macchina. Ok? Facciamoci un conto: quante espansioni, quanti poli ha questa macchina? Quante coppie polari ha? No, allora ogni alternanza di questo genere qui è una coppia polare, ok? Quindi questa ne tiene una, due, tre e quattro. Questa è una macchina a quattro coppie polari. Scusatemi, anche questa è una macchina a quattro coppie polari. No, no, a due, questa è a due coppie polari, è giusta così. È giusta così perché diciamo, ci abbiamo. Quindi abbiamo flusso che esce da questo lato qui, rientra di qui, riesce di qui e rientra di qui. Ok? Quindi qua abbiamo due coppie polari. Ma le possiamo fare con questo criterio, le possiamo fare quante ne vogliamo. Ok? Quindi vi rimanga semplicemente che sincroni a poli salienti possono essere o amperiani o a magneti permanenti, così come amperiani o a magneti permanenti erano le macchine sincrone a traferro costante. Solo che nel caso di macchine sincrone a poli salienti, realizzare la salienza del polo, realizzare un traferro non costante, diciamo è un'operazione molto, che lascia molti più gradi di libertà, per cui la possiamo fare in vari modi, ok? L'importante è che le linee di forza in qualche maniera attraversino zone a, diciamo, a traferro variabile, quindi sia il traferro tra lo statore e il rotore, sia dei traferri messi appositamente nel rotore per creare la salienza. Ok? Quindi io posso disporre dei traferri appositi all'interno della struttura del rotore per creare questa salienza, per fare in modo che queste linee di forza attraversino i traferri. Bene? Poi dopo vedremo perché si fa questo. Ci sono dei motivi. Va bene? Ok. Cancelliamo. In quanto vi dirò di seguito, immagino una struttura di macchina a poli salienti di tipo amperiano e ci riferiremo sempre a quella, tanto tra eccitazione e magnete permanente c'è un'analogia, questa analogia
ci porta a dire che le cose che diciamo per la macchina con eccitazione amperiana si possono riferire pari pari alla macchina a magneti permanenti. Queste macchine qui sono usate sia da motore che da generatore. Le macchine con i magneti permanenti, in queste configurazioni che vi ho mostrato e in altre che ce ne sono, perché ce n'è una grande quantità, queste sono macchine che sono usate da motore e da generatore, okay? E quindi nel modello dovremo privilegiare la parte motore, perché sono largamente usate da motore, privilegiare questa volta la parte da motore, okay? E vi farò vedere anche quali sono le caratteristiche di funzionamento di queste macchine, che sono un po' diverse da quelle che abbiamo fatto fino a questo momento. Allora, riferiamoci a una macchina amperiana, a eccitazione amperiana e contraferro non costante. Dobbiamo, lo scopo della lezione di oggi e di quella di domani, spero di concludere entro domani, sarà quello di definire il modello di questa macchina, ok? Che è un modello un po' più complesso, un po' più complicato della macchina invece a traferro costante. Allora, vediamo un attimo qual è la difficoltà di fare questo modello. Dunque, in queste macchine il traferro delta è una funzione sia della coordinata spaziale alfa sia della posizione angolare theta. Allora, per quanto riguarda il flusso di eccitazione, diciamo, le cose vanno analogamente alla macchina, a quanto succede nella macchina sincrona a rotore liscio. Perché? Perché sostanzialmente il campo di eccitazione produce un campo al traferro, ok? Questo campo al traferro si sviluppa lungo delle linee che non sono di lunghezza costante, ma sono di lunghezza variabile, ok? Tra l'altro queste linee si aprono indicandoci anche che il campo sul rotore è diverso dal campo sullo statore, ok? Voi sapete benissimo dall'elettrotecnica che quando avete un diagramma a linee di flusso in cui le linee di flusso si allontanano le une dalle altre, dove c'è minore densità di linee di flusso il campo è più basso, dove c'è maggiore linee, maggiore concentrazione di linee di flusso il campo è più elevato, ok? Quindi il B, l'induzione, la distribuzione di induzione, quando la andiamo a scrivere per ricavarci il modello, non dobbiamo fare più come sulla sincrono o sul sincrono a polisalienti, in cui dicevamo o la scriviamo sul rotore o sullo statore è la stessa cosa. In realtà qui dobbiamo dire su quale elemento di macchina andiamo a scrivere, ok? Quella che andiamo a considerare è la distribuzione di induzione sulla superficie di macchina dello statore, ok? O dell'armatura, quale che essa sia, ok? Quindi l'andiamo a prendere su questo elemento di macchina. Quindi questa è la prima considerazione da fare. Per quanto riguarda il campo di eccitazione non ci sono problemi, perché il campo di eccitazione visto dal rotore qualunque sia la posizione del rotore non cambia, ok? Quindi avremo un flusso di eccitazione phi con E prodotto dall'eccitazione che sarà l'integrale di questo campo sul polo, e questo flusso di eccitazione si tratta in maniera analoga
a quello che abbiamo trattato per la macchina sincrona a poli lisci, ok? Quindi ci comparirà un ficonè di cui andiamo a prendere la prima armonica, integriamo sul polo, prendiamo la prima armonica di B, integriamo sul polo e otteniamo questo ficonè. Questo flusso di eccitazione derivato ci dà la forza elettromotrice nei reagenti di statore. Ok? Quindi dal punto di vista dell'eccitazione non abbiamo grosse differenze rispetto a quanto succedeva nella macchina a poli lisci. Bene? Le differenze più antipatiche sono per quanto riguarda invece l'armatura, okay? Il campo di armatura, cioè la presenza di traferro variabile, crea seri problemi alla modellizzazione del campo di armatura. Perché? Perché lo sapete meglio di me che l'induzione B, che è funzione di alfa e di t, è il rapporto tra la forza per V0, tra la forza magnetomotrice, la distribuzione di forza elettromotrice e il traferro. Questo traferro nel nostro caso è variabile, ed è variabile, non solo è variabile, ma è variabile con un sacco di variabili, cioè è essenzialmente la distribuzione del traferro, ok, vista dallo statore, mi varia non solo con la posizione del rotore, ma mi varia essenzialmente con la posizione del rotore rispetto all'asse della forza magnetomotrice di statore. Ok? Cioè la distribuzione di delta è qualcosa di molto complicato perché dipende dalla posizione reciproca dell'asse del rotore, che abbiamo chiamato asse B o asse diretto, e l'asse della spira equivalente, che indica il massimo della caduta di forza magnetomotrice o tensione magnetica, più corretto dire tensione magnetica. Va bene? Quindi questa posizione reciproca tra i due assi, tra la forza magnetomotrice, tra il vettore di spazio indicativo della forza magnetomotrice e l'asse del rotore, questa mi va a modificare sostanzialmente la distribuzione di induzione e la distribuzione delle lunghezze dei traferri. Vediamolo con un esempio, perché è più semplice a dirsi che a farsi. Allora, immaginiamo che la spira equivalente, voi sapete che ogni avvolgimento si può immaginare ristretto alla sua rappresentazione di prima armonica, cioè si può immaginare come una distribuzione a guaina intorno allo statore. Avete fatto questo? Qualunque campo lo potete immaginare come, se è ristretto alla prima armonica spaziale, lo potete immaginare come prodotto da un avvolgimento distribuito sinusoidalmente. Avete fatto quando parlavate della sincrona. Ok, se non ve lo ricordate, non vi preoccupate, immaginate che la distribuzione della forza dell'asse di forza magnetomotrice stia qua. Va bene? Che significa? Significa che le correnti che creano questo campo di forza magnetomotrice, questa caduta di forza magnetomotrice, sono a 90 gradi rispetto all'asse. Ok? Come andranno le linee di forza? Beh, le linee di forza in questo caso vanno così. Beh. Ok, in questo modo abbiamo l'andamento
della distribuzione del traferro, ok, le lunghezze del traferro con la coordinata alfa sono queste, e così via. Mettiamoci in un'altra condizione, per esempio una condizione qualunque in cui la forza magnetomotrice massima la troviamo su questo asse qui e poi è distribuita cosinusoidalmente, e l'asse l'asse diretto del rotore sta in questa posizione qui. Che succede? Succede che le linee di forza sono fortemente deformate rispetto al caso precedente. Le linee di forza cercano di andare nel ferro, ok? E così via. Abbiamo un campo che si deforma a seconda, vabbè, questo dovrebbe uscire un po' più da sotto, vabbè. Questo per dirvi che, come potete ben vedere, la lunghezza delle linee di forza al traferro, ma anche lo sviluppo delle linee di forza al traferro, dipende fortemente dalla posizione reciproca tra l'asse della forza, della distribuzione di forza magnetomotrice, e l'asse del rotore. Ok? Quindi non è tanto semplice, perché dovremmo tracciare per ciascuna di queste posizioni la distribuzione di induzione che ne consegue quando io metto campo solo sull'armatura e non ce l'ho sull'eccitazione. Abbiamo visto l'eccitazione non ci dà problemi, c'è un flusso, è un flusso un poco più particolare, ma dà luogo comunque a una forza elettromotrice, diciamo, del tutto analoga a quella delle macchine sincrone e traferro costante. Invece, per quanto riguarda il flusso di armatura, la forza magnetomotrice di armatura, quando non c'è eccitazione e alimentiamo soltanto l'armatura, le linee di forza sono fortemente differenti a seconda di questo angolo, di questa posizione reciproca tra l'asse della forza magnetomotrice e l'asse del rotore. Va bene? Quindi dovremmo fare una fotografia per ciascuna delle situazioni che si possono verificare e mettere qua dentro una funzione di delta diversa. Ok? Cosa che non ci fa chiudere il modello analitico, perché queste funzioni sono sempre variabili. Ok, fortunatamente qualcun altro lo ha fatto per noi e ha trovato che se io non me lo scrivo l'induzione in questa maniera, ma me la scrivo in funzione del reciproco della lunghezza del traferro, cioè lo scrivo come mu0 delta f mm funzione di alfa e di t per 1 su delta, questa funzione 1 su delta la chiamo lambda, ok? Che è funzione di alfa, cioè la coordinata di traferro, perché è una distribuzione sui 360 gradi della periferia di macchina, e di gamma, dove gamma è l'angolo di sfasamento reciproco tra l'asse diretto e l'asse di forza motrice. Se io la scrivo in questa maniera qui, ok, e la sviluppo in serie di Fourier,
se sviluppo la lambda in serie di Fourier, questa lambda si chiama permeanza di traferro. Ok? Se sviluppo lambda in serie di Fourier, quindi la vedo come somma di armoniche, ovviamente tutte le armoniche variano. Ok? Perché a seconda di questo gamma varierà l'ampiezza di ciascuna delle armoniche. Ma le prime due, i primi due coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier sono costanti. Gli altri sono molto più piccoli e quindi tronchiamo lo sviluppo di lambda ai primi due coefficienti. E trascuriamo tutti gli altri coefficienti che sono variabili. Ok? Quindi questa permeanza di traferro è in realtà una funzione che andrebbe sviluppata in serie di Fourier con i coefficienti, andrebbe sviluppata in funzione di alfa in serie di Fourier con i coefficienti dipendenti da gamma. In realtà si trova che i coefficienti dipendono da gamma, cioè la dovrei sviluppare in questa maniera qua, se volete, uguale mi0 delta f mm di alfa e di t per, come sarebbe la serie di Fourier di questa lambda? Lambda 0 più lambda 1 coseno di 2 pi alfa, poi vedremo perché, più lambda 2 per il coseno di 4 pi alfa, più lambda 3 coseno, eccetera, eccetera. Ok? Sarebbe così, e i lambda 1, i lambda 0 e lambda 1 sono a loro volta funzioni di gamma, cioè dipendono dall'angolo reciproco tra la forza magnetomotrice e l'asse della macchina. Ora, qualcuno ha fatto questo sviluppo e ha notato che a partire da questo in poi questi termini pesano poco e questi due e i primi due sono invece sostanzialmente costanti al variare della posizione del rotore. E quindi questo significa dire che nel nostro modello noi non terremo conto di questo, di tutto lo sviluppo, ma ci prendiamo solo i primi due che sono costanti, che restano costanti. Va bene? Oh, e restano costanti quando lo sviluppo viene effettuato rispetto al rotore, quindi diciamo prima di passare ad alfa dobbiamo fare un paio di considerazioni. Va bene? Ok. Quindi ci scriveremo il modello non più in termini di lunghezza della distribuzione di traferro, ma distribuzione della permeanza di traferro, perché la cosa ci viene molto più comoda. Ok, ora perché ho scritto tutte armoniche pari? Perché ho scritto tutte armoniche pari? Ho sviluppato la permeanza di traferro in armoniche pari? Perché sostanzialmente delta è una funzione, immaginiamo prima la situazione a coppie polari unitarie, ok? Immaginiamo che questa situazione porti a una certa distribuzione di delta in alfa, ok? Se io ruoto il rotore di 180 gradi ritorno nella condizione iniziale. Ok? Quindi la periodicità
della delta non è 360 gradi, ma è 180. Va bene? Perché se io inverto il rotore e lo metto dall'altro lato, per me non cambia assolutamente niente. Ok? Quindi ho una periodicità metà. Ok? Pulsazione doppia. Se ho P coppie polari, ho 2P come pulsazione. Bene? Questo sia su delta sia sul suo inverso, che sarebbe la permeanza di trafelo. Ci siete? Questa è la parte più delicata, poi il resto, diciamo, le formule seguono, vengono. Se abbiamo capito questo, andiamo facilmente su tutto il resto dello studio. Ok? Allora, ricapitolo brevemente. 1. Ci sono macchine a poli salienti, a eccitazione amperiana ed eccitazione a magneti permanenti. Per quanto riguarda la macchina a eccitazione amperiana, abbiamo i poli salienti costituiti da gamba polare, scarpa polare e gioco di eccitazione. Per quanto riguarda le macchine a magneti permanenti, si fa la stessa cosa della macchina, si copia la macchina a poli salienti e eccitazione amperiana, cioè ogni linea di forza deve trovare nel suo sviluppo sia dei magneti che ne costituiscono l'eccitazione, sia dei traferri che sono variabili a seconda della linea di forza. Ok, e questa è la struttura di macchina. Dopodiché, che succede? Succede che immaginiamo eccitazione soltanto sul rotore, di alimentare soltanto il rotore. Se alimento il rotore, ci sarà una distribuzione di induzione al traferro, quindi qui siamo a sola eccitazione alimentata, c'è una distribuzione di induzione al traferro. Questa distribuzione di induzione non sarà più gradinata, una gradinata, ma sarà qualcosa con uno sviluppo rettangolare, trapezoidale, quello che è, ma per me non c'è nessun problema, tanto io sto ragionando, ho ragionato per tutto il corso sulla prima armonica soltanto, e quindi dal punto di vista della prima armonica va tutto come se fossimo con una macchina a eccitazione amperiana e traferro costante. Quindi dal punto di vista, se alimento solo l'eccitazione, non succede niente, ci sarà una distribuzione di induzione che dipende da come è fatto il polo, ma sostanzialmente le cose vanno così come andavano, nella stessa identica maniera con cui andavano quando la macchina era a traferro costante. Le cose si complicano viceversa quando invece alimento l'armatura, cioè per costruirsi il campo di armatura, il flusso di armatura e le tensioni indotte dell'armatura, per effetto dell'armatura. Perché si complicano? Perché abbiamo visto con un esempio che la distribuzione della delta, del traferro, varia a seconda della posizione reciproca tra l'asse di rotore e l'asse della distribuzione di forza magnetomotrice. Le linee di forza si deformano molto. Quindi dovremmo fare una distribuzione di delta per ogni valore della posizione reciproca. Sapere prima che posizione reciproca hanno il rotore e questa distribuzione di induzione, e poi dopo capire come è fatto la distribuzione di delta, cosa che capirete è oltre le nostre possibilità. Allora a questo punto che si fa? Si scoprono degli artifici matematici, delle relazioni che ci semplificano la vita. E cioè qual è? Se invece di trovare la induzione in funzione della delta, me la trovo in funzione della lambda, cioè l'inverso della delta, della permeanza di traferro, mi trovo che invece di sviluppare la permeanza di traferro con tutte le armoniche, posso arrestare alla prima armonica. Poi, con un semplice ragionamento, mi accorgo che
se ruoto il rotore di 180 gradi e sto alimentando soltanto l'armatura, il rotore ritorna, è isotropo, cioè comunque il rotore ha una periodicità di 180 gradi nella sua forma, lo devo fare periodico, potrei farlo anche diverso. Ci sono macchine che hanno il rotore con i due poli diversi, però non li affrontiamo nell'ambito del corso. Quindi, se i poli sono simmetrici, data la simmetria, se ruota di 180 gradi ritorno nella condizione iniziale. Ritornando nella condizione iniziale, ritorno nella condizione iniziale delta, ritorno nella condizione iniziale lambda, e quindi la periodicità è duplice. Va bene? Ok. Fatto questo, possiamo passare al modello. Adesso ci viene tutto facile, perché dobbiamo semplicemente ricavarci il modello che sarà lo stesso, che sarà vettore di spazio, cioè iniziamo così, equilibrio delle tensioni, principio di Kirchhoff, passaggio a vettori di spazio, dopodiché legami flussi correnti. Quindi trovare quali sono i campi al traferro, i flussi, e legare questi flussi alle correnti. Ok? Siete pronti? Partiamo. Allora, se abbiamo capito questo, il resto viene facile. Allora, sintetizzerò alcuni passaggi perché immagino che siete, che vi siano talmente familiari o vi saranno talmente familiari quando verrete a fare l'esame che non c'è bisogno di riscrivervi tutto da capo, ok? Tipo, i principi di Kirchhoff alle tensioni. È inutile che mi metta a scrivervi l'equazione circuito per circuito, avvolgimento per avvolgimento, poi le sommo, ci metto con la moltiplicazione e sommo. Le scriviamo direttamente in termini di vettori di spazio. Va bene? Così vi semplifico un po' le cose, andiamo un po' più speditamente. Allora, a questo punto che cosa significa? Significa che l'equazione di statore, scritta nel riferimento di statore, sarà la seguente. V con S è uguale ad R con S per I con S più L sigma per D I con S su DT più la tensione indotta nell'armatura per effetto dell'eccitazione più la tensione indotta nell'armatura per effetto dell'armatura stessa. Cioè abbiamo solo due avvolgimenti, non considero la gabbia, ok? Anche se in queste macchine, poi vi farò vedere, una gabbia di smorzamento è sempre possibile mettere. Ok? Quindi questa è l'equazione di statore. Per quanto riguarda la tensione indotta nell'armatura per effetto dell'eccitazione, su questa abbiamo detto non ci sono problemi perché perché questa qui si tratta alla stessa maniera della di quanto abbiamo fatto con la macchina sincrona a traferro costante, e quindi qua abbiamo un J omega così di eccitazione. Ok? Il problema sorge in questo caso qua, perché devo fare la derivata del J omega phi di eccitazione, qua stiamo nel riferimento di statore, quindi ci devo mettere un elevato alla J di teta, dove teta è la posizione del rotore. Il problema sorge qui, quando dovrò andare a derivare
il flusso di armatura rispetto al tempo. Allora, scusate, l'armatura ho detto S, l'ho chiamata S, quindi cambiate un attimo i pedici. Okay. Il problema risiede tutto qui. Ok? Il problema risiede tutto in questa quantità qua. Ed è questa che dovremo andarci a calcolare con un po' di pazienza. Come si fa? Beh, dobbiamo andarci a costruire forza magnetomotrice, dalla forza magnetomotrice ricavarci l'induzione, dall'induzione integrare, ricavare il flusso, derivare il flusso rispetto al tempo e poi metterlo in questa equazione di statore. Ok? Fatto questo, avremo finito il modello, perché poi ci mancherà soltanto la coppia. Bene. Come vedete, nelle macchine sincrone, grosso modo, sempre l'equazione che ci sta a cuore, che ci interessa di più, è quella di statore. Bene. Ok, allora concentriamoci su questo, tanto questo considero di averlo già fatto. Allora, problema, trovare l'induzione prodotta dallo statore per ogni posizione del rotore. Da questa induzione ricavare il flusso e poi ricavare. Allora, incominciamo così. Iniziamo a trovarci la funzione permeanza che sarà una certa funzione delle coordinate. Ok? Ce la scriviamo prima nel riferimento rotorico. Abbiamo detto che nel riferimento rotorico, che indichiamo la coordinata beta mentre alfa la riserviamo per lo statore, nel riferimento rotorico possiamo scrivere che questa permeanza è un lambda con 0 più lambda con 1 per il coseno di pi beta, dove beta è la coordinata rotorica, 2 pi beta è la coordinata rotorica fissa rispetto al rotore, diciamo è centrata sull'asse del rotore, quindi sull'asse D. Poi ci ricordiamo anche che alfa è uguale a beta più teta, cioè un qualunque punto sulla periferia di macchina identificato da una coordinata, da una certa coordinata alfa, nel riferimento centrato con il rotore A è identificato con una coordinata beta che sta rispetto ad alfa in relazione, in questa relazione, quindi alfa è uguale a beta più teta, e questo l'abbiamo già visto. Significa dire che se io questa espressione della permeanza di traferro la voglio riferire allo statore, devo effettuare questa sostituzione e quindi viene fuori che lambda di alfa e di teta è uguale a lambda con 0, che rimane così com'era, più lambda con 1 per coseno di alfa meno t. Avendo trascurato le altre armoniche, quelle sì che variano con tante altre cose, ma diciamo hanno le ampiezze variabili con l'angolo gamma, ma noi le trascuriamo e ci lasciamo soltanto queste. Ok, lambda l'abbiamo sistemato. 2p nello portiamo. 2p. Bene, si è accontentato. Ok, a questo punto
andiamo sull'altro pezzo, cioè noi dobbiamo scrivere, abbiamo visto che B di alfa e di T è uguale a mi0 per la caduta di forza magnetomotrice diviso, scusate, moltiplicato il lambda. Va bene? Allora a questo punto lambda ce l'abbiamo, ha un'espressione abbastanza semplice, concentriamoci su questo. Ok? Vediamo anche l'analogia con le macchine invece a traferro costante. Se la macchina fosse stata a traferro costante, questa stessa espressione di lambda come sarebbe stata? Vediamo se ci troviamo, se è coerente. Se la macchina fosse stata a traferro costante, questo non ci sarebbe stato. Okay? E 1 su delta sarebbe stato costante su tutta la vertice di macchina. Ok, quindi questo modello qui che stiamo facendo include quello vecchio. Ok? Include quello che abbiamo già studiato. Ok, allora, forza magnetomotrice, forza. Dobbiamo scriverci la, la caduta di forza magnetomotrice creata da tutti e tre gli avvolgimenti. Andiamo avvolgimento per avvolgimento, così vi rinfresco un po' le idee che ci vuole a questo punto del corso. Allora, vi faccio un po' di rinfresco. 4 su pi greco, perché intendiamo prendere la prima armonica, lo ricordate? Quando ho delle distribuzioni, parto da delle distribuzioni rettangolari, voglio prendere la prima armonica, mi esce fuori un 4 su pi greco. L'ampiezza della prima armonica è 4 su pi greco volte l'ampiezza del rettangolo. Quant'è l'ampiezza del rettangolo? L'ampiezza del rettangolo è il numero di conduttori in cava moltiplicata per la corrente I con 1 e divisa per 2 per levar via il valore medio che ci verrebbe fuori dalla distribuzione di forza magnetomotrice concatenata. Questa quantità qua la dobbiamo moltiplicare per il coseno di P alfa. Ah, aspettate, scusatemi, facciamo anche coseno di P alfa, lascio uno spazio, meno, ci sono Q cave per polo e per fase, ognuna delle quali dà una forza, una distribuzione di forza magnetomotrice sfasata rettangolare e sfasata di un passo di cava, quindi sfasata di 2π greco fratto il numero delle cave per il numero di coppie polari per n-1, e queste distribuzioni qua vanno tutte quante sommate per n che va da 1 a q. Ve lo ricordate? Stessa cosa per la 2, sommatoria per n che va da 1 a q di coseno di P alfa meno 2π greco fratto Q P n-1 meno 2π greco terzi, perché questa seconda forza magnetomotrice è sfasata rispetto alla prima di 2π greco terzi. Infine, sommatoria per n che va da 1 a Q di coseno di P alfa meno 2π greco fratto Q P n-1 meno 2π greco, meno 4π greco terzi, sfasata in ritardo rispetto alle altre due. Ci siete? Allora, se non guardate tutto questo pezzo qui, abbiamo l'ampiezza del rettangolo, della forza magnetomotrice rettangolare creata da Z con C per I, forma rettangolare. Prendo la prima armonica, poi la sfaso della cava
per ottenere Q cave per pole per fase, e la sfaso anche della fase, dell'angolo relativo alla fase che compete. Va bene? Questo avete fatto, è la sintesi di quello che avete fatto quando avete fatto la macchina a induzione. Dopodiché prendo la generica forza ogni dominatrice, delta F mm cappesima, quale sarà 4 su pi greco z con c i con k di t diviso 2 per sommatoria per n che va da 1 a q di che cosa? Coseno di quella roba là con k, ma lo posso scrivere come parte reale di e elevato alla j pi alfa per e elevato alla meno j 2 pi greco fratto q per pi per n meno 1 per e elevato alla meno j 2 pi greco terzi 2 pi greco terzi per k meno 1. Ok? Questo è l'indice che dipende dalla fase, quindi per la prima armonica non c'è sfasamento, perché è elevato a questo diventa 1. Questo invece dipende dalla cava e mi dà, diciamo, mi dà luogo agli sfasamenti dovuti alle cave per polo e per fase. Ok? Porto z con c per i con k di t diviso 2, porto il segno di sommatoria all'interno, tanto questo è un operatore lineare, la parte reale, porto il segno di sommatoria all'interno e ottengo parte reale di e elevato alla j pi alfa, porto anche la corrente all'interno della parte reale, tanto lo posso fare senza nessun problema, è uno scalare, non è un numero complesso, quindi e elevato alla j pi alfa per sommatoria quello che dipende dalla n, quindi per n che va da 1 a q di e elevato alla meno j 2 pi greco fratto q pi n meno 1. Qua dovrei mettere la sommatoria, no scusate, nessuna sommatoria, va bene così, per e elevato alla meno j 2 pi greco terzi k meno 1, e qua ci metto la corrente i con k, i con k funzione del tempo. Vi ricordate questa quantità qui quanto vale? Quanto vale? Questa quantità qui è il fattore di avvolgimento complesso moltiplicato per Q. Se vi ricordate, il fattore di avvolgimento xi, anzi questo è il fattore di distribuzione, perché è un avvolgimento un po' più semplice, perché il fattore di avvolgimento consta di più termini, questo è un fattore di distribuzione, questa xi è uguale alla, se vi ricordate, a 1 su Q, xi complesso, è uguale a 1 su Q per la sommatoria per n che va da 1 a q piccolo di e elevato alla meno j 2 pi greco fratto q q grande per pi n meno 1. Ve lo ricordate? Ok? Cioè che era uguale a 1 su q per il seno di 2 pi greco fratto q pi per q diviso mezzi diviso seno di 2 pi greco fratto q per un mezzo per pi, passo di cava mezzi diviso passo di cava mezzi. Ok, per un certo angolo per elevato alla j fase di xi, per un certo angolo.
ma l'angolo diciamo non lo portiamo mai in conto, perché poi lasciamo perdere la fase e ci riposizioniamo il sistema di fase. Ve lo ricordate questo? Allora, se scrivo questo, la delta FMM di K la forza magnetomotrice, la caduta di forza magnetomotrice della kappesima fase è uguale a 4 su pi greco z con c per i con k, scusate, per pardon, lo voglio portare dentro questo i con k, z con c mezzi per la per xi punto, porto il modulo fuori xi, per parte reale di i con k funzione del tempo, per e elevato alla meno j 2 pi greco terzi k meno 1 per elevato alla j più alto. Va bene? In realtà dovrei metterci anche la fase del fattore di avvolgimento, ma la lasciamo perdere per il momento. Ok, questa è la forza magnetomotrice, la caduta di forza magnetomotrice della kappesima armonica. Ok? Adesso le devo sommare tutte quante e devo fare la caduta di forza magnetomotrice complessiva dovuta a tutte e tre, alla somma delle tre armoniche, delle tre fasi. Ok? Ci siete? Sicuro? Allora, la forza magnetomotrice totale al traferro riferita allo statore e funzione di alfa è uguale alla sommatoria delle per k che va da 1 a 3 delle delta FMM di k. Quindi devo fare la somma di questa roba qua. Quindi è uguale 4 su pi greco z con c mezzi, allora facciamo così, 2 su pi greco z con c per xi, scusatemi, per q, perché mi sono dimenticato q, perché se vi ricordate era 1 su q per il seno xi, era 1 su q per il seno di passo di cava mezzi per q diviso seno di passo di cava mezzi. Ok? Quindi quando quello che stava nel quella sommatoria che stava lì dentro era q volte xi, ve l'ho detto e poi dopo non ho messo q. Quindi qua ci vuole anche q. Era q volte xi quella sommatoria che stava lì dentro per parte reale di è elevato alla jp alfa, che non dipende dall'indice k. Cosa dipende dall'indice k? La sommatoria di i con k di t per elevato alla meno j 2 pi greco terzi per k meno 1. Bene, ho semplicemente sommato e portato all'interno il segno di sommatoria, così come ho fatto con le QK per fase. Ok, questa quantità qua è
un parente stretto del vettore di spazio. Come abbiamo definito il vettore di spazio? I con S è uguale ai 2/3 di I con 1 più I con 2 per elevato alla J, 2 pi greco terzi, più I con 3 per elevato alla J, 4 pi greco terzi. Quindi questa quantità qui quanto vale? Vale i 3/5 di I con S coniugato. Uguale 2 su pi greco per 3/5. Ecco come esce il, il famoso 3/5 per z con c per q. Ma z con c per q, pensiamoci un attimo, che cos'è? Numero di spiri in cava per le q cave per polo e per fase. Ok? Cioè è il numero di spire di un solo avvolgimento, di una sola fase, che sta sotto un polo. È il numero di spire in serie per polo di una fase sola. Se indico con n il numero di spire in serie di una fase complessive, questo z con c per q è n fratto p moltiplicato xi. Perché il numero di spire in serie per una fase è uguale a z con c per q per tutte le coppie polari. Quindi z con c per q è n diviso il numero di coppie polari. Qui 2 e 2 vanno via e rimane 3 su pi greco. Per la parte reale di I con S coniugato per elevato alla J pi alfa. Questo coniugato ci dà un po' fastidio nei conti, niente succede, per cui alla fine se la parte reale di un numero complesso o la parte reale del numero complesso coniugato è la stessa cosa, e quindi possiamo scrivere 3 su pi greco n xi fratto p per la parte reale di I con S per E elevato alla meno J pi alfa. Ok? Perché la parte reale di un numero è uguale alla parte reale del complesso coniugato. Tanto sto semplicemente agendo sulla parte reale, la parte immaginaria non mi interessa, e quindi posso coniugare. Per coniugare un prodotto posso coniugare entrambi i numeri complessi del prodotto. Va bene? Io sarei potuto partire direttamente da qua, perché questo è la stessa cosa di quello che avete fatto a macchine elettriche fino a questo momento, anche nella macchina asincrona, quando avete parlato delle distribuzioni di induzione al traferro, siete partiti da questa formula qua. Però ve l'ho voluta richiamare perché mi rendo conto che a questo punto del corso potreste aver lasciato per strada qualche cosa, ok? Qualche pezzo. E quindi ci siamo ricavati, a partire dalle tre distribuzioni di induzione, ci siamo ricavati la distribuzione di forza magnetomotrice al traferro data dalle tre fasi. Bene? A partire da qua è tutto più semplice, si fa per dire. Allora, mi prendo ancora 5 minuti, perché sennò rischio che domani non finiamo e giovedì ho necessità di completarvi una cosa. Allora, a questo punto ci dobbiamo scrivere l'induzione B.
che sarà funzione di che cosa? Sarà funzione di alfa, di t, perché il vettore di spazio è funzione del tempo, e di teta, perché in lambda rientra la coordinata teta. È uguale, abbiamo detto, a mi 0 per delta f mm di alfa e di t moltiplicato lambda di alfa e di teta. Molto semplicemente così. Allora, 3 su pi greco, mi 0 per 3 su pi greco n xi fratto pi per la parte reale di i per elevato alla meno j pi alfa per lambda con 0 più lambda con 1 coseno di 2π per alfa meno teta. Uguale mi 0 3 su pi greco n xi fratto pi parte reale di i per elevato alla meno j pi alfa per lambda con 0 più lambda con 1 per la parte reale di è elevato alla j 2 pi alfa per elevato alla meno j 2 pi teta. Wow. Ok. Uguale. Mi 0, 3 su pi greco, n xi fratto p, per lambda con 0 parte reale di i per elevato alla meno j pi alfa più lambda con 1 per il prodotto di due parti reali, cioè i per elevato alla meno j pi alfa per la parte reale di è elevato da j 2 pi alfa per elevato alla meno j 2 pi teta. Chiusa parentesi quadra. E per oggi credo che possiamo anche fermarci qui. Ok? Abbiamo ottenuto un'espressione abbastanza semplice, ma la semplificheremo ancora, della induzione al traferro, mettiamoci un pedice sotto, prodotta dall'armatura, o meglio, scusatemi, abbiamo usato sempre S, mettiamoci il pedice S, ricordandoci che questa è l'induzione prodotta dall'armatura. Per quanto riguarda l'eccitazione dovremmo fare la stessa cosa, cioè prendere, fare l'induzione, questa induzione, prenderci la prima armonica, poi fare il flusso, integrarla, derivarla, ma quella ci esce semplice. Per quanto riguarda l'armatura abbiamo quest'altro tipo di espressione. Va bene? Mi fermo qui perché poi domani facciamo flussi e tensioni indotte e lo andiamo a mettere nel modello e vediamo che succede.